La grande festa in onore dei coscritti del 2000 ha visto la sua grande chiusura nella sala del Consiglio Comunale San Maurizio Canavese, dove le massime autorità comunali hanno consegnato loro un attestato di maggiore età. Per l'occasione erano presenti i vigili del fuoco di San Maurizio Canavese e i responsabili delle associazioni AVI, SAIDO e ATMO, che hanno spiegato ai giovani l'importanza di donare sia per loro stessi che per il prossimo. Quando compirete 18 anni, quindi diventerete maggiorenni, a darvi il benvenuto qui nel Palazzo Comunale. Intanto perché così magari qualcuno di voi non aveva mai messo piede qua dentro. Quanti di voi erano già stati dentro questa sala del consiglio? Vediamo un po', facciamo un sondaggio. Beh, qualcuno, la maggior parte non era mai stata in comune, quindi intanto vi riceviamo qui in questa sala, che è la sala in cui si riunisce il Consiglio Comunale, quindi diciamo dove si riuniscono i consiglieri e il sindaco per decidere quelle che sono le opere, tutte le varie iniziative che devono essere fatte in paese. E quindi questo è il cuore proprio del municipio, la casa di tutti i sammarizzesi. Quindi voi che siete sammarizzesi, questa è anche casa vostra ed è giusto che prendiate contatto con questa realtà. E poi vi riceviamo qui, il sindaco con la fascia tricolore che rappresenta il fatto che io in questo momento non sto parlando tanto a nome mio, ma sto parlando a nome di tutta la comunità sammaurizzese. Allora vi riceviamo, noi amministratori, qui perché pensiamo che voi siate particolarmente importanti per la nostra comunità. E non è solo un modo di dire, un qualcosa così di formale, giusto per insaponarvi un pochino, ma è proprio perché effettivamente teniamo alla vostra presenza, teniamo al fatto che voi siate parte attiva di questa comunità. Adesso che compirete o avete compiuto 18 anni, lo potrete fare a pieno titolo, nella pienezza dei vostri diritti e anche dei vostri doveri. Allora, non è che qui dobbiamo farvi il pistolotto, cosa dovete fare, cosa non dovete fare. Io semplicemente vi vorrei invitare quest'oggi a riflettere su un fatto. A voler, intanto invitarvi a voler bene alla vostra comunità. A voler bene cosa vuol dire? Semplicemente a vivere bene nella vostra comunità, perché è nel vostro interesse. Voler bene alla vostra comunità vuol dire vivere pienamente a San Maurizio, vivere i vostri rapporti di amicizia qui nel nostro comune. Voler bene a San Maurizio vuol dire interessarsi anche di quello che succede a San Maurizio, vuol dire rispettare tutte le cose comuni della nostra comunità. E questo è nel vostro interesse, dicevo, perché voi da cittadini usufruite di tutto quello che è messo a disposizione della comunità. E soprattutto, se voi sarete, come dire, parte attiva, probabilmente vivrete in un posto che è migliore, credo che sia interesse di tutti voi farlo. Allora, come potete essere parte attiva? Avete già visto, avete magari già incontrato anche dei rappresentanti delle associazioni, oggi ne incontrerete, sentirete parlare qualcuno di loro. Far parte, fare qualcosa per gli altri all'interno dell'associazione è un modo per far crescere bene la propria comunità. E quindi questo è il messaggio che queste persone vi vogliono trasmettere. Io da parte mia non posso fare altro che augurarmi e augurarvi che il vostro futuro vi porti a realizzare tutto quello che in questo momento sono le vostre speranze, i vostri desideri nel vostro percorso di crescita umano e professionale. Quindi vorrei augurarvi questo. E poi magari augurarvi anche che qualcuno di voi, non tutti, possa avere magari un domani l'onore di poter essere qui al mio posto, al nostro posto, ad amministrare questo paese. Perché ricordate che c'è bisogno comunque di persone giovani che si interessino anche a questo aspetto della comunità. Amministrare vuol dire mettersi al servizio di. Questa è la logica con cui uno deve fare questa, una persona deve fare questo tipo di servizio, questo tipo di compito. Di Dharma,
un po' di tutti i tipi, un po' di tutti, ovviamente adesso io non sto a elencare.